Stiamo facendo la passeggiata che dovrebbe portarci al rifugio napoleonico. Ce ne sono 9 sulle Alpi francesi e sono stati voluti da Napoleone Bonaparte come riconoscenza per l'accoglienza ricevuta dopo il suo esilio sull'isola di Sant'Elena. Volevamo fare la passeggiata seguendo i sentieri, ma come ci è già capitato più volte in Francia, molti sentieri sono vietati ai cani e quindi facciamo la passeggiata lungo la strada, che comunque non è male. A causa dell'emozione non siamo riusciti a filmare l'incontro che abbiamo fatto pochi minuti fa. Infatti abbiamo appena incrociato 2 lupi, probabilmente maschio e femmina, intenti a cacciare le marmotte. Appena ci hanno visto si sono fermati, ci hanno guardato e poi hanno ripreso i loro compiti quotidiani. Sono stati a circa una 30 di metri da noi, ma non c'è stato nessun problema. Anche i cani sono rimasti tranquilli e vabbè, ovviamente erano al guinzaglio, ma non hanno dato nessun segno di paura o comunque nessun segno particolare. È stato un bel incontro, speriamo di averne altri. Si mangia oggi? Chiede a me. Facciamo una bella pasta allo yogurt. Yogurt, erba cipollina, parmigiano e olio. Thank you.
mattina siamo al Col Duga Liberta, 2642 metri. Abbiamo passato una delle notti più silenziose della nostra vita, infatti non si è sentito assolutamente nulla. Adesso sono le 9 del mattino e cominciano ad arrivare le migliaia di motociclisti che frequentano questi passi quotidianamente. La giornata non è purtroppo ancora delle migliori, ma sembra che si stia schiarendo un pochino. Stiamo camminando ormai da 4 km su una strada militare. In realtà oggi non abbiamo una meta precisa, ma abbiamo deciso di fare questa strada per permettere ai cani di sgambarsi un momentino per poi riprendere il nostro viaggio. Siamo a Bonneval sur Arc, quello che a quanto abbiamo letto appena entrati in paese dovrebbe essere uno dei più bei villaggi di Francia. Guardandolo da qua sembra davvero bello, le case sono tutte in pietra e anche i tetti. Andiamo a scoprirlo. Il paese si trova sulla strada che porta al Col d'Isaran, il passo più alto che affronteremo su questa strada. Il paese ha subito sicuramente degli interventi importanti di restauro sugli edifici, è molto turistico ma è molto bello e scenografico.
casa per stanotte direi che non è per niente male.